Al via i lavori di manutenzione di Viale Marconi, verrà messa in sicurezza la strada da Piazzale Tommaso Edison fino all'innesto con via Cristoforo Colombo, ripristinando tratti di asfalto e la relativa segnaletica. Successivamente i lavori interesseranno le corsie centrali e parte delle complanari di via Cristoforo Colombo tra via Laurentina fino all'incrocio con via Alessandro Severo. Presentato il progetto Smarted, con il quale Roma Capitale risponderà al bando europeo Smart Cities and Communities del programma Horizon 2020, è stata individuata la zona di via Pietralata come area pilota per la realizzazione di un distretto Smart Energy che possa diventare autosufficiente dal punto di vista energetico. Festeggiati in Campidoglio i cittadini che hanno compiuto 100 anni nei mesi di aprile, maggio, giugno 2018, a tutti è stata consegnata una pergamena di felicitazioni e la medaglia celebrativa del 2771esimo Natale di Roma. Per ciascuno di loro verrà piantumato un albero all'interno delle aree verdi della capitale. Avviato l'iter per il progetto di una nuova linea di tram a Viale Marconi. Il futuro tram partirà dalla metro B San Paolo per arrivare a Viale Trastevere. Intanto sono state stanziate a bilancio le risorse per la progettazione e la realizzazione della preferenziale della ciclabile lungo Viale Marconi. Continua la lotta contro i furbetti che non comprano il biglietto per i mezzi pubblici di Roma. I passeggeri sorpresi senza ticket potranno ora pagare la multa con bancomat e carta di credito, con una riduzione del 50% se lo faranno a bordo del bus e direttamente ai controllori dotati di POS mobili. Si è conclusa la seconda fase di consultazione del PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Attraverso un questionario online sul sito www.pumsroma.it i cittadini hanno potuto esprimere le proprie preferenze su priorità ed interventi. Un processo partecipato per decidere insieme gli obiettivi strategici in tema di mobilità per migliorare la viabilità della capitale. Prosegue l'azione del Campidoglio per il superamento dei campi Rom. Nei giorni scorsi è stata liberata l'area del Camping River. Il modello adottato è quello della terza via, basato su fermezza, legalità, inclusione ed accoglienza e tutela dei diritti delle persone. Il Tribunale Fallimentare di Roma ha messo ATAC al concordato preventivo in continuità, una decisione che premia la strada intrapresa dall'amministrazione capitolina per il risanamento dell'azienda di trasporto locale. L'obiettivo è mantenerla pubblica e garantire livelli occupazionali. Seduta straordinaria dell'Assemblea Capitolina nella sede del Municipio VI a Tor Bella Monaca per ricordare il giudice Paolo Borsellino, votata all'intitolazione di un parco o un edificio alla memoria del giudice e della sua scorta. Alla Romanina, invece, verrà inaugurato un parco intitolato ai 27 giudici uccisi dalla mafia.